Oltre alla Svizzera, sta tornando di moda Monte Carlo, il Principato di Monaco, e non solo per il trasferimento di ingenti capitali, ma anche per piccoli gruzzoli di risparmiatori, risparmio di famiglia. E il nostro piccolo paradiso fiscale nostrano San Marino? Marco Corrias, sfidando le inclemenze del tempo che ha creato problemi a tutti gli inviati di terra, oltre che a tutti gli italiani, è salito sulla rocca per vedere. Benvenuti nell'antica terra della libertà, questa è la scritta che accoglie i visitatori nella Repubblica di San Marino. Per questa strada tutti i giorni transitano centinaia di macchine, molti sono italiani che portano qui i loro soldi, in questo che è considerato un paradiso fiscale. Oggi, come vedete, nevica, le macchine sono poche. Ma queste banche sono il vostro tesoro? Questo lo dice lei, si dice in giro. Francamente non so bene, io sono un comune cittadino, quindi non so tutto come si svolge la finanza, eccetera, eccetera. Si sente dire, qualcosina sarà vero, ma molto, secondo me, ormai è una leggenda che San Marino paradiso fiscale, eccetera, eccetera. Qui c'è anche tanta gente normale che lavora, anzi, la maggior parte. San Marino è sepolta dalla neve, pochi passanti. E quei pochi, con l'eccezione che abbiamo appena ascoltato, con scarsa voglia di commentare le accuse che ancora una volta fioccano dall'Italia. L'antica Repubblica del Titano è il ricettacolo degli evasori italiani, un paradiso fiscale inserito nella lista nera internazionale, al pari delle Cayman, del Liechtenstein e di altri lontani ed esotici paesi. San Marino, la Repubblica delle Banche. Ecco, appena passata la dogana siamo in questo grande spiazzo. Qui si affacciano ben quattro banche e siamo a 150 metri dall'Italia. Già, le banche. Fino ai primi anni 90 erano appena quattro, poi la moltiplicazione. Sono arrivate a 12 e oggi invece si stanno riducendo a 9. Ma no, San Marino non è un paradiso fiscale. Tutte le azioni che ha messo in atto anche nel recente passato di adeguamento normativo per essere compliant con la normativa internazionale testimonia in maniera inequivocabile sul fatto che San Marino non è e non vuole essere un paradiso fiscale. Ma perché allora vi accusano di essere un paradiso fiscale? Ma questo è un refuso storico, siccome San Marino aveva il segreto bancario. E ora non c'è più il segreto bancario? È stato radicalmente stemperato. E per quanto riguarda... Cosa intende per stemperato? Per stemperato intendo che abbiamo un livello di riservatezza, ma che la normativa antiriciclaggio, che è una normativa che è stata anche validata dagli organismi internazionali, non ultimo l'OCSE, ovviamente l'ha ridimensionata in maniera radicale. Però è un po' più segreto che in Italia, ovviamente. No, c'è un livello di riservatezza, ma è una riservatezza relativa, se vogliamo. La stretta fiscale in Italia, si dice, genera una nuova fuga di capitali e San Marino è a portata di mano. Molta verità e molte leggende, come i fantasiosi nascondigli che avrebbero inventato i nuovi evasori, dalle borracce delle bici piene di soldi ai copertoni delle auto imbottite di bigliettoni. Un po' per lo scudo fiscale, un po' per la cattiva reputazione di San Marino dovuto ad una campagna mediatica negativa sul paese, ha ridotto in maniera drastica il numero di italiani che hanno rapporti col sistema bancario sammarinese. Da 14 miliardi e mezzo a 7 miliardi e mezzo di depositi, credo che questo sia dimezzato. Quando? Rispetto a quale periodo? 14 miliardi e mezzo? Rispetto a tre anni fa, quindi si è dimezzato. Il sistema bancario, quando diciamo che ha una consistenza di 7 miliardi e mezzo, lo possiamo paragonare a due banche di credito cooperativo italiano, cioè niente, un'inezia. Quanti evasori vanno verso San Marino, gli italiani? Molti, molti evasori. Effettivamente noi ogni anno riusciamo ad individuare che c'è un flusso quasi migratorio che da Rimini, dalla provincia di Rimini, che è quella maggiormente beneficiaria di questa vicinanza da San Marino, che ovviamente esportano i propri capitali, frutto prevalentemente dell'evasione fiscale, a San Marino. Quasi 32.000 abitanti e 6.000 frontalieri italiani che ogni giorno varcano la dogana per venire a lavorare qui. È strana l'atmosfera di San Marino, antica repubblica medievale dove tutto sembra italiano senza esserlo. Gli abitanti hanno l'accento romagnolo, dei loro confinanti hanno l'attivismo commerciale e industriale e buona parte delle tradizioni, anche culinarie.
ma qui lo Stato è composto da 9 castelli, i capi di Stato si chiamano capitani reggenti, i ministri segretari di Stato e l'anno solare comincia il 3 settembre e termina il 2 di settembre. Pasquale Valentini, segretario di Stato alle finanze e al bilancio, ci viene a prendere con un'utilitaria. Guadagna un po' più di 4.500 euro al mese e tratta con i ministri delle finanze di tutto il mondo. È una mia che ci è stata costruita anche un po' per comodo, perché nel momento in cui l'Italia ha iniziato la sua battaglia contro l'evasione fiscale, riconoscere che una piccola parte di questo poteva andare verso San Marino è stata un'impresa abbastanza facile. Se sono andati via quasi 7 miliardi di euro di capitali che sono stati scudati, evidentemente c'era un rifugio, diciamo, no? San Marino non poteva preoccuparsi che i clienti e anche il sistema bancario fossero poi a posto con il sistema fiscale italiano. Questo molto probabilmente ha prestato il fianco a quella che poteva essere anche un'evasione fiscale rispetto all'Italia. La percentuale di questo nel contesto italiano è veramente piccola, quindi si parla di un 2% di quella che può essere l'evasione fiscale. Oggi capiamo che San Marino non deve più essere assolutamente un problema per l'Italia. Alle mie spalle il palazzo di governo di San Marino. I rapporti tra lo Stato italiano e il governo di San Marino sono sempre stati abbastanza buoni. Recentemente c'è stato il tentativo di un accordo tra i due Stati per un interscambio di informazioni bancarie. Ebbene, San Marino ha firmato unilateralmente questo trattato. Il governo italiano ancora non l'ha fatto. Quindi San Marino ha introdotto una norma unilateralmente che sancisce il fatto che è disposto a scambiare informazioni anche cooperando in materia fiscale. E però? Però non è recepita da un accordo bilaterale, quindi voglio dire... Cioè l'Italia dice di no? È come quando si è innamorati di una persona e l'altra non ne vuole sapere, ecco, più o meno così. Ci stiamo domandando se forse le informazioni che ci sono a San Marino facciano paura anche all'Italia, perché altrimenti non si giustifica questa non progressione, questa non mancata cooperazione verso una trasparenza che farebbe bene a San Marino e all'Italia. Su questo sono tutti d'accordo a San Marino, dai banchieri al governo, fino ad Alessandro Rossi, dell'opposizione parlamentare di Sinistra Unita. Senza una certa e colpevole distrazione dell'Italia, l'esportazione di capitali in nero qui nella Rocca sarebbe stata più difficile, anche se si può restare un po' scettici davanti ad affermazioni come queste. Cioè, se io vengo da lei, mi presento al suo sportello con 2 milioni di euro. Meglio, la segnalo immediatamente. La prima cosa che succede, io la segnalo all'Agenzia di Informazione Finanziaria. Perché? Ovvio, perché il contante è un indice di anomalia forte, quindi non posso immaginare che lei riesca a generare, portarmi in contanti una somma di questa rilevanza. Ho capito, cioè solo attraverso una banca una somma così grossa può essere canalizzata. Assolutamente. E in contanti quanto ricevete? La norma prevede che i movimenti di contanti transfrontalieri non possano superare 10.000 euro. Finito tutto, adesso siamo onesti e siamo perfetti. Meno male. Siamo sempre stati onesti. Allora, appunto, perché dice... Perché siccome l'Italia è l'Italia che ci dice che no, che abbiamo fatto chissà cosa, invece... Adesso è tutto regolare. Un po' di infiltrazioni sono state scoperte. Questo è vero, grazie anche alla collaborazione di qualcuno, di qualche farabutto che viene da fuori e trova qualche farabutto anche qui. Ci sono state delle grandissime responsabilità sia sammarinesi ma soprattutto anche italiane, nel senso che i sammarinesi certamente si sono resi facilmente delle ricchezze che arrivavano anche con meccanismi, diciamo, borderline, in qualche caso si è visto purtroppo anche oltre l'illegalità. E dall'altra parte c'è stato anche chi dall'Italia ha importato queste cose a San Marino. I vari tipi di criminalità non sono sicuramente criminalità che nascono a San Marino, i vari tipi di transazioni commerciali gestite in un certo modo non sono nate soprattutto da menti sammarinesi. I maggiori direttori delle nostre banche sono italiani. Le banche sammarinesi hanno un codice ABI italiano, quindi ci sono state era un sistema misto non ben codificato che vedeva le responsabilità reciproche sia di San Marino che dell'Italia. Integrazioni pericolose. Sono più d'una le indagini sulle infiltrazioni della criminalità organizzata italiana e non solo a San Marino. Come la Criminal Mind,
Un'opaca storia che coinvolge una holding che comprende la Carnac, principale azienda fornitrice di materiale per uffici all'amministrazione pubblica italiana, il cui titolare Marco Bianchini è stato arrestato perché con due suoi guardaspalle è accusato di estorsione nei confronti di un imprenditore di Ancona. I due guardaspalla, secondo la finanza, hanno accertati i contatti col clan camorrista Gallo Cavalieri di Torre Annunziata. Ma non solo. Qui c'è stata di recente una transazione finanziaria per 150 milioni di euro di un siriano sospettato di essere legato al terrorismo internazionale. Gli elementi che più ci hanno sconvolto sono stati quelli che un forno della famiglia Vallefuoco, sottoposto a indagine della Procura di Napoli per associazione camorristica, ha vinto a San Marino l'appalto per la fornitura delle mense scolastiche. L'altro elemento è che un boss della Sacra Corona Unita, indagato a Lecce per indagini sul narcotraffico, è morto a San Marino in un incidente, si pensa, sul lavoro, anzi ci sono sospetti che parlano proprio di un'uccisione di questo boss. San Marino pensava di essere esente da questo, ci stiamo attrezzando, sia coordinando meglio tutti gli organismi che devono operare in questa direzione. È nata una commissione antimafia in relazione con l'antimafia nazionale italiana e la Fondazione Caponnetto. Stiamo rivedendo sia da questo punto di vista la struttura del Tribunale e delle forze di polizia. 1 miliardo circa il prodotto interno lordo, disoccupazione al 6%, debito inesistente e stipendi ben al di sopra della media italiana. Anche certa parte dell'economia sammarinese è legata all'Italia, spesso però con un sistema che la Guardia di Finanza definisce di estero vestizione. In pratica un'azienda italiana elegge domicilio fiscale qui, ma il suo mercato è l'Italia e il resto del mondo. A San Marino la tassazione per un'impresa è al massimo del 15%, in Italia del 33%, quindi abbiamo una differenza di 13-14 punti percentuali che vanno a incidere proprio nella concorrenza che queste tipologie di imprese sammarinesi fanno alle altre imprese italiane. In realtà, anche se la sede è posizionata all'estero, fiscalmente la società è italiana e quindi deve pagare le tasse in Italia. Mediamente ogni sammarinese importa, come diciamo pro capite, quasi 4 autovetture all'anno. È chiaro che queste autovetture non sono destinate al mercato locale, ma sono destinate al mercato estero e soprattutto italiano, perché la differenza qual è il vantaggio? È che praticamente l'autovettura targata San Marino non paga l'IVA, che attualmente da noi è del 21%, quindi se noi consideriamo un'autovettura da 100.000 euro, vai a risparmiare 21.000 euro di IVA.